la giunta Grimaldi giunge al capolinea. Dalle 9.30 di venerdì inizia anche per la città del pomodoro, più famoso del mondo, un lungo periodo di commissariamento. Dopo Angri e Terzigno arriva il commissario straordinario prefettizio anche nella città sammarzanese, un commissariamento che arriva dopo 2 anni di stallo politico. L'azione decisiva è stata intrapresa da ben 9 consiglieri comunali che hanno posto fine anzitempo al chiacchierato Grimaldi bis, entrato in crisi irreversibile dopo l'ultima tornata elettorale, una elezione che ha sonoramente bocciato Grimaldi a favore del sindaco di Scafati Aliberti. Da lì la decisione lo scorso 17 giugno di porre fino al sindacato con le dimissioni. 20 giorni per tentare una mediazione, ma il colpo di scena si è avuto a pochi giorni dalla scadenza per il possibile ritiro delle dimissioni. Ma il martedì il 30 sarebbero scaduti i 20 giorni. Avevamo detto che le dimissioni ai 20 giorni ci servivano soltanto per approvare alcune cose, tipo per esempio il progetto per la ristrutturazione della scuola via Pio La Torre, e stamattina era in giunta, quindi sarà la prima cosa che chiederò al commissario, ecco, nell'incontro istituzionale che ci sarà, gli chiederò appunto di fare questa priorità la sua priorità. Sulle dimissioni l'ex sindaco Francesco Grimaldi fa una precisazione e traccia un rapido bilancio di un biennio avvelenato da denunce e da carte bollate. Le dimissioni venivano fuori perché non c'era più maggioranza, perché sono 2 anni che l'opposizione la si fa soltanto facendo denunce e non confrontandosi sui problemi. Veda anche questa cattiveria, cioè a 4 giorni dalla scadenza non ha senso dimettersi, lo si fa solo per pura cattiveria personale, insomma. Ma la gente lo ha scelto per ben 2 volte. Di questo li ringrazio, per la verità mi ha votato di meno alle provinciali, anche perché sono 2 anni che siamo in difficoltà come comune. Vediamo che succede, andiamo avanti, insomma.